Ok, benvenuti a tutti alla Palm Blender 2023, benvenuti, sono Alessandro Passariello, ho il piacere di avervi qua in conferenza. Sono molto felice oggi, insomma, di essere qui nella splendida città di Napoli, che ospita appunto la Palm Blender, e di poter rendere questa giornata un ulteriore tassello della storia della community Blender Italia. Grazie all'associazione Blender Italia, nata nel 2017, riusciamo a fare anche queste attività. La community Blender Italia, cioè tutti noi, vive dal 2002, per chi non lo sapesse. Infatti lo scorso anno la community ha compiuto 20 anni, non pochi. Nello stesso anno, nel 2002, avvenivano molti avvenimenti, quindi ci fu la bancarotta della NAN, la raccolta dei famosi 100.000 euro, che poi hanno permesso a Ton Rosenthal di rendere Blender software open source. In pratica la nostra community, la community di Blender Italia, è nata da una rinascita, quindi questo è un concetto importante al quale noi teniamo molto. In Italia nel 2002 qualcuno, no, sinceramente non so chi, spero di riuscirlo a capire un giorno, comunque nel 2002 qualcuno ha capito le potenzialità di questo neonato software open source, quando l'open source non era granché conosciuto, non sapeva nessuno cosa fosse. Creò appunto Blender Italia, quindi salvò il dominio, eccetera. Poi nel 2015 sono subentrato io e siamo arrivati ad oggi. E in tutto questo dobbiamo renderci conto pure di una cosa. Da allora la community non si è mai fermata, neppure con l'avvento dei social, perché i social sono stati un problema con quello che era il web una volta, prima dell'avvento dei social. La crisi dei forum, c'è stato anche un periodo dove i forum erano in crisi, che il forum non era più idoneo a fare certe cose, assolutamente non vero. Poi abbiamo avuto il problema degli haters, c'è stato un periodo degli haters, il problema dei DDoS, quindi degli attacchi ai siti informatici, poi la mancanza dei fondi, la credibilità del software, abbiamo avuto anche questo problema, la credibilità del software, d'accordo? In tutto questo abbiamo anche affrontato una pandemia, ma Blender Italia è sempre qua, dal 2002, ok? Questo ci tengo a sottolinearlo. Meritiamo come community davvero un bravo. Nel 2017 è nata l'associazione Blender Italia, non mi dilungo perché poi qualcuno mi dice pure no, ma tu ti dilunghi troppo, no, sarò molto sintetico, ho finito davvero. È nata l'associazione Blender Italia, grazie alla quale abbiamo realizzato anche questo evento. Siamo reduci da Foligno con Francesco Andresciani, il vicepresidente dell'associazione. Siamo reduci da Foligno, siamo stati a Roma, siamo stati a Bologna dopo la pandemia, quindi la tua città, e oggi siamo a Napoli. Già vi dico, l'anno prossimo saremo a Torino, quindi do anche un'informazione. Quindi siamo in totale alla sesta edizione. Ma oltre a questa conferenza abbiamo fatto anche tanto altro, no? Abbiamo fatto il sostegno economico allo sviluppo del software, quindi tramite il Development Fund. Abbiamo istituito il Blender Italia Edu 3D, andiamo nelle scuole. Abbiamo istituito il premio Creo, proprio nella sede di Bologna abbiamo consegnato 4.000 euro al vincitore per il video che è realizzato interamente con Blender. Ci sono stati tanti amici che hanno presentato i video, uno è stato scelto fra tanti e abbiamo assegnato un premio di 4.000 euro per la prima volta. Quindi speriamo che questo premio cresca e che quindi sia un valido fondo, un valido supporto per chi crea animazione con Blender. Poi abbiamo creato la parte formazione, no? Francesco tra l'altro è il responsabile della formazione per l'associazione Blender Italia. Abbiamo quindi creato un sistema formativo con l'accreditamento dei formatori, delle sedi formative, tutta una serie di dinamiche molto importanti nell'ambito della formazione a Blender in Italia. La formazione e migrazione a Blender per aziende e professionisti, che sta cominciando a prendere piede piano piano. Poi abbiamo il famoso, ormai storico, dal 2009, Blender Magazine, invito tutti ad andarlo a visitare, blendermagazine.it. Ogni anno riusciamo a rilasciare un paio di numeri online, andatelo a leggere, molto bello.
Poi siamo anche ad Amsterdam con Ivan Cappiello, che saluto, grazie per essere intervenuto. Siamo su Amsterdam, lì raccogliamo gli italiani che sono presenti alla Blender Conference di fine ottobre, che si tiene appunto ad Amsterdam, proprio nella sede della Blender Foundation. Poi abbiamo doppiato, abbiamo investito per far doppiare, per riuscire a doppiare i corti editi dalla Blender Studio e quindi averli in italiano. Potete andarli a visitare sul sito Blender Italia, scusate, sul canale YouTube di Blender Italia, li trovate in italiano, doppiati da Fabio Loi e il suo team. Poi abbiamo gli appuntamenti del venerdì sera. Il Blender Italia Live, abbiamo in diretta con Milena, abbiamo aspettando la mezzanotte ogni venerdì, siamo lì e si parla in generale un po' di tutto, ecco, un momento anche conviviale, un momento di unione. E poi abbiamo i workshop formativi e tanto altro. In sintesi, da buoni italiani facciamo qualcosa di unico al mondo, perché quello che facciamo noi in Italia, forse non tutti sanno, non lo fa nessuno in tutto il mondo, ok? Quindi questo c'è davvero da farci un applauso. Detto questo, grazie per insomma, avermi ascoltato. Detto questo, ringrazio MAD per essere intervenuto, MAD Entertainment, una grande azienda qui proprio sul territorio napoletano, conosciuta chiaramente in tutta Italia, vincitrice di vari premi per quanto riguarda corti e lunghi animazioni realizzati proprio con Blender, eccetera. Adesso faccio intervenire Val Cappiello, ti ringrazio, ma puoi raggiungerci.